Bruno Gröning era diventato famoso negli anni 50 come il guaritore miracoloso, quando si raccontavano guarigioni incredibili e decine di migliaia di persone affluivano nei luoghi dove operava. Voleva aiutare gli uomini che credevano che lui li potesse aiutare. E ho la sensazione che lui potesse davvero aiutare molti di loro, e ne ha aiutati anche tanti, per quanto gli fosse permesso agire. Diventò famoso nella primavera del 1949, quando a Hereford, in Vestfalia, si parlava di guarigioni miracolose. Presto inizia un tumulto mediatico che lascia tutta la nazione senza fiato. La stampa lo chiama il dottore dei miracoli. Giornali e riviste da tutta la Germania inviano i loro reporter. Ich war damals Reporter bei der Abendzeitung in München. Allora facevo il reporter per l'edizione serale di Monaco. Avevo 20 anni, ovviamente intraprendente, e da Erfurt arrivavano notizie che parlavano di un cosiddetto miracoloso dottor Gröning. Perciò fu inviato lì. Era una zona che non conoscevo. In ogni caso, la sera arrivai lì e davanti alla casa, per quanto mi ricordo, trovai una folla immensa. C'era buio e pioveva. E siccome si era propagata come un lampo la notizia che lui riusciva a guarire grandi quantità di persone riunite, tutta Piazza Wilhelm era affollata. Paralitici, malati di tutti i tipi, infermi con bastoni, barelle, con sedie a rotelle. E quella notte sono rimasto di più. Erano due giorni. In ogni caso, durante quelle ore, potei vedere qualche guarigione spontanea e come tali le ho descritte. Nel piazzale si sparge la notizia che un paralitico ad un tratto si è alzato. Corro sul posto. Adalbert Schneider di Deerschlag, da 3 anni completamente paralizzato alle gambe, si è alzato con l'aiuto della sua giovane moglie e ha camminato per circa 20 metri. Quella notte e il sabato seguente ho annotato, tra le altre cose, le seguenti guarigioni. Cesar Zielinski di Lottinghof, guarito completamente nell'arco di 3 minuti. Aveva la gamba sinistra e il braccio destro paralizzati da un disturbo circolatorio. Regina Schmidt, 14 anni, di Porz. Da 11 anni paralitica, ad un tratto può muovere di nuovo il piede rigido. Da Colonia arriva un camion con 16 persone. Un tempo vivevo Colonia Rad. Ne sono venuta a conoscenza da una donna che me ne aveva parlato. E allora ci siamo organizzati, perché c'erano tanti malati, anche a Rad. E così mio zio ha detto, vi porto tutti io con il camion. Ci siamo riuniti e siamo andati a Hereford. Quando Barbara Kass arriva a Hereford, soffre già da più di 3 anni di forti attacchi nervosi. Iniziò tutto con brividi e ondate di calore. Ero costretta a sdraiarmi e per un paio di giorni dovevo stare così. Era terribile. Battevo i denti dal freddo e mia madre doveva coprirmi sempre con dei piumini. Poi di nuovo terribili ondate di caldo che credevo mi sarebbe scoppiata la testa. Avevo tali dolori in testa e nessun medico mi poteva aiutare. C'era una grande casa e moltissima gente. Migliaia di persone erano lì che aspettavano quando siamo arrivati. Abbiamo dovuto attendere ancora un po' di tempo. E poi Gröning è arrivato. È salito sul balcone e ha chiesto chi ha sentito qualcosa nel corpo ora. E potevo rispondere anch'io alzando la mano. L'ho sentito. Era un dolore strano e molto forte. Partiva dal piede come una corrente, era un formicolio, in tutto il corpo, fin dentro la testa. E poi questo però era breve, sin dentro la testa e poi è sparito. Non c'era più, era una sensazione davvero insolita. E dopo mi sono sentita molto più libera e leggera e non ho mai più provato una cosa simile. Ancora oggi sono senza parole per l'accaduto. Gottfried Kaltz era lì quando Bruno Gröning fece una visita a una signora Bielefeld paralizzata da più di 25 anni. Lui le disse, signora Weber, le chiedo di alzarsi, per favore. Lei può camminare. Venga qui da me. Ed ecco che la signora Weber si è alzata ed è andata da Bruno Gröning. Una donna che da 25 anni non aveva più fatto un passo si è alzata ed è andata da lui.
Sembra una fiaba, ma sono fatti. Klingt wie ein Märchen, aber das sind Tatsachen. Dass ich gesund aus dem Krieg nach Hause. Neanche quando sono tornato a casa sano e salvo dalla guerra, ero felice come in quel momento. Non pensavamo che fosse possibile. Haben wir nicht gedacht. Nell'estate del 1949, in un maneggio della Baviera, avvengono spettacolari guarigioni di massa. Decine di migliaia di persone affluiscono giornalmente al Traberhof di Rosenheim per vedere Gröning. I malati vengono anche dall'estero, si svolgono scene inspiegabili. Era un vero e proprio tumulto, tutti i giornali ne parlavano. Naturalmente tutti erano in tensione, si domandavano cosa sarebbe accaduto e tutti erano curiosi. E quando fummo vicino al Traberhof, ad un tratto Osanna, 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 lo sento ancora oggi, era impressionante. Und was war geschehen? E cosa era accaduto? Una signora anziana, era la nonna, aveva portato il nipote paralitico. Lei lo aveva spinto su una carrozzella e ad un tratto lui si è alzato e si è messo a camminare. Fu una tale sensazione, è stata davvero una cosa incredibile. Era paralizzato da anni, si è alzato all'improvviso e si è messo a camminare. Dove appare Bruno Gröning, un nugolo di malati lo circonda. Il 2 settembre del 1949, il Giornale del Sera di Monaco scriveva: ieri sera e questa notte a Monaco, in tre punti della città, ci sono stati enormi raduni di persone che aspettavano il dottore dei miracoli, Bruno Gröning, per essere guariti da lui. La polizia ha cercato di mantenere l'ordine con i suoi mezzi e la squadra mobile. Davanti al palazzo Hetlage si sono radunate circa 4.000 persone fino a notte fonda, nonostante la pioggia insistente. Al Nymphenburg, davanti all'abitazione di un medico, circa 1.500 persone. Lo stesso numero era a Piazza delle Alpi. Cose analoghe racconta il giornalista Rudolf Spitz. Alle 19 erano in migliaia in via Sonne ed erano ancora lì alle 22.30. Ho visto tante cose in 5 anni di guerra, ma mai sono stato così impressionato come nelle 4 ore in cui ero seduto davanti a Bruno Gröning e quella terribile parata della miseria e della sofferenza. Epilettici, ciechi e paralitici sulle stampelle si accalcavano verso di lui. Madri protendevano i loro figli verso Gröning. Svenimenti, urla, implorazioni, preghiere, desideri, sgomenti. Ma gli eventi intorno a Bruno Gröning creano anche resistenze. Nonostante il Ministero degli Interni della Baviera e il Presidente del Consiglio siano dalla sua parte, la situazione peggiora notevolmente. C'erano anche alcuni professori che si sono sentiti in dovere di farlo passare per ciarlatano e descrivere il tutto come suggestione o autosuggestione. Molto facile da dire. Non si sono mai presi la briga di approfondire il fenomeno. Questo non rientrava negli schemi della medicina tradizionale. Da quando Bruno Gröning è divenuto celebre al pubblico, le autorità lo tengono sotto controllo. A Erfurt ebbe il divieto di guarire già a maggio del 49. Anche in Baviera, nonostante la benevolenza iniziale, nel settembre del 50 gli viene proibito di guarire. Poi a Monaco, nel 51-52, si giunge ad un processo con l'accusa di esercizio abusivo della professione medica e i suoi seguaci non sono gli unici a ritenere esagerata la reazione delle autorità. Non ci sarebbe stato bisogno di vietargli nulla, non ce n'era motivo. Lo stesso primo ministro Erhard ha detto: lo si deve lasciare agire. Naturalmente tutto deve essere sottoposto a regole ordinate, ma la legge non era così. Certo, io non posso giudicare perché non sono un uomo di legge, ma non ho visto nessuna infrazione della legge in lui. Gröning è dichiarato innocente, ma da lui si pretende chiaramente di astenersi in futuro da ogni pratica di guarigione senza il consenso dello Stato. Al fine di evitare altri confronti con la legge, Gröning fa costituire un'associazione. La Lega Gröning ha il compito di proteggere il suo operato spirituale. Per quelli in cerca di aiuto e quelli guariti, crea le comunità. Lì i suoi amici si incontrano nelle cosiddette ore di comunità, si occupano del suo insegnamento e raccontano i loro successi. Lo stesso Bruno Gröning prende parte a queste ore di comunità, ma solo come oratore,
tenendo conferenze sulla fede e senza praticare alcun tipo di attività guaritrice. Nonostante ciò, continuano ad accadere guarigioni inspiegabili. Wir haben ein Zimmer ausgeräumt und haben das mit Maurerstielen versehen. Abbiamo svuotato una stanza e messo delle travi da costruzione su dei cavalletti. E lì potevano sedersi 60 persone. Siamo riusciti a sistemarci tutti senza problemi. Poi abbiamo portato dentro una ragazza con la barella. Aveva poco di più di 18 anni e l'abbiamo sistemata di lato. La ragazza, completamente paralizzata, ha avuto la guarigione durante le 4 ore di conferenza, senza che Bruno Gröning avesse fatto nulla. Bruno Gröning irgendwas dazu getan hat, geheilt. E alla fine, dopo 4 ore di conferenza, ha scavalcato tutte le panche ed è uscita. Avevo un appendicite. Il dottore disse che si doveva operare e che era addirittura molto urgente. Avevo avuto anche forti dolori. Dopo che Bruno Gröning era stato lì, i dolori non erano più così forti. Dopo 3 mesi lui tornò e gli dovetti dire: «I dolori sono passati». E sono passati così bene che non si sono più ripresentati. L'appendice è ancora qui dentro. Nel 1955, malgrado forse proprio per via di queste guarigioni, Bruno Gröning verrà messo ancora sotto accusa. Davanti al Tribunale di Monaco inizia un processo spettacolare che diventa un evento mediatico e si protrae per oltre 4 anni. Per Gröning è un'esperienza molto dolorosa. Mi è dispiaciuto per lui. Già allora mi dispiaceva perché, come ho detto, non riuscivo a liberarmi dall'idea che venisse sfruttato. E questo dispiaceva mia moglie e a me. A fine novembre del 1958, Gröning parte per Parigi con sua moglie. Mentre a Monaco si svolgono le fasi decisive del processo, lui si fa visitare da un oncologo specialista suo amico presso la Clinique Henner, non distante da Montmartre. La diagnosi è cancro allo stomaco in stadio avanzato. Bruno Gröning non vedrà la fine del processo. Nonostante 2 interventi, l'8 dicembre e il 22 gennaio, muore il 26 gennaio del 1959 a Parigi. Per molti amici di Bruno Gröning, la notizia della sua morte è uno shock. Sentivo solo che non riuscivo a capirlo. Non riuscivo a crederci e non riuscivo neanche a piangere. Nulla. Ero un po' triste o addolorata che se ne fosse andato così presto e non potesse più operare. Sì, abbiamo pensato, ora è finita. Ci siamo riuniti ancora un paio di volte e ognuno ha creduto che fosse finita. La vedova fa cremare la salma di Bruno Gröning in un crematorio parigino e fa portare l'urna in Germania. Il 5 febbraio hanno luogo le esequie a Plochingen e qualche giorno dopo a Dillenburg in Assia la sepoltura. Il 18 febbraio del 1959 la Corte Suprema della Baviera dichiara concluso il processo contro Gröning per decesso dell'imputato. Non si giunge ad un giudizio in appello, così dopo 4 anni di processo e 3 gradi di giudizio non è stata mai emanata una sentenza definitiva. La maggior parte degli amici di Bruno Gröning si perde di vista. Solo in pochi credono alla sua insolita predizione. Io pensai, è un peccato che non possiamo più vederlo. Però lui ha detto, quando sarò tornato a casa del padre, sarò tra voi lo stesso. Sì, lui ha detto, quando non ci sarò più, tutti coloro che chiedono aiuto verranno aiutati, se faranno come dico. Diceva sempre, io non sono via, anche quando non sarò più sulla terra fisicamente, io sono sempre qua. Questa era la sua convinzione.